sconfitto i turchi. Andiamo a vedere un attimo, ecco perché c'è anche quella bella festa, no? Vedi? Certo. Eccolo, andiamo qua, siamo a Monte di Buia, vi facciamo vedere un servizio, intanto vi facciamo vedere la vigilessa, no? Un po' il tutto. Vai un attimo con i cenni. Che ce ne storici. Ecco, vai. Era l'epoca feudale che fece conoscere al castello di Buia periodi di autentico splendore, ma anche l'inizio di un degrado a partire dal terremoto del 1511. Anche la comunità locale ebbe sorte parallela con momenti di splendore, democrazia e civiltà, tanto da giungere alla ratifica in una pubblica assemblea di statuta Communitatis Buie, documento di grande valore democratico e civile. Successivamente i Savornian ratificarono invece il passaggio del castello e della comunità circostante dal dominio di Aquileia a quella della Serenissima Repubblica di Venezia, che vedeva a Buia, come in altri luoghi del Friuli, lunghi anni di decadimento economico e sociale, oltre al triste periodo dei processi di inquisizione. Successivamente, nella breve parentesi napoleonica nel dominio austro-ungarico, poterono risollevare economicamente le sorti della comunità, se non per brevi periodi in cui si insediarono alcune attività, la bachicoltura, mulini e produzioni di mattoni, che permisero di dare alcune risposte ai problemi della sopravvivenza dovuti anche ad un forte incremento demografico. Iniziò a questo punto il fenomeno dell'emigrazione nelle fornaci, che non cessò nemmeno dopo la nascita del Regno d'Italia, ma solo con il tragico avvento della Grande Guerra, che portò un grande lutto nella comunità. Fame, miseria e disoccupazione, eredità naturale delle guerre, portarono a nuove ondate di emigrazione, la cui destinazione geografica abbracciava oramai diversi paesi dell'Europa e anche quelli oltreoceano. Anche la Seconda Guerra Mondiale portò nuove vittime e miserie che si stratificavano su quelle precedenti. Il miracolo economico giunse tardivamente rispetto al resto d'Italia, con alcune nuove fabbriche, case, il ritorno degli emigranti. Il 6 maggio 1976 un nuovo forte terremoto provocò 50 vittime e la distruzione pressoché totale di case, edifici pubblici, reti idriche e fognarie. Grazie alla solidarietà italiana ed internazionale e grazie al desiderio di rivalsa dei friulani, Buia rinacque a nuova vita e oggi, ad oltre 30 anni di distanza, si presenta come una ridente cittadina le cui case sono incastonate in una natura di rara bellezza paesaggistica. Un piccolo Eden, come la definì Angelo Menegazzi già nel 1894 nei suoi ricordi e note di un villeggiante. Benissimo, hai detto delle cose veramente eccezionali, è un paese veramente da visitare. Ho studiato, Roby? Lo so, è comunque un paese da visitare. Sì, diciamo, ne vale che, la pena. Diciamo che dopo ci sarà praticamente anche le monete di Dio, perché io ho voluto rifar vedere, sentiremo anche la curatrice della mostra. Sì. Trovati il nome, che non mi ricordo bene, sì, l'architetto. Sì, ti dico subito, l'architetto. Valentina Piccinno. Eccolo, che dopo la sentiremo dopo, anche che ci sono delle cose veramente magnifiche. Vi ricordo che la mostra sarà fino, penso, il 27 luglio aperta. Sì, fine luglio, dai. Ecco, e possiamo dire che potete vedere anche queste belle monete, queste incisioni fatte da questo grande incisore Grilli, il grande Grilli, e poi dobbiamo salutare anche il grandissimo presidente Raffaele Venturini. Ecco i turchi che vanno all'assalto della roccaforte di Buia. Eccoli qua, però anche con tutte le loro battaglie gli hanno messo fuori un bel portone. Come si dice, il vino, la botte. Una bella botte di vino, e naturalmente i turchi hanno detto demos è una bella bevuda, scherziamone, comunque ecco, vedi lì è la botte. Comunque c'è stata una grande battaglia, i turchi sono stati sconfitti e grazie a questa sconfitta, allora ogni anno si festeggia con un bel toro allo spiedo, donato dal podestà, dal signore di Buia a tutta la popolazione, praticamente, per festeggiare. Esatto, perché con un toro si sfamava un intero paese, con tutta persone. La miseria che ho detto anche prima nei cenni, sì, storici, sì. Era grande festa per loro mangiare un toro, no? Eccoli qua, vedi qua, si sono ben bevuti il buon vino friulano, naturalmente, come che dice il presidente della Proloco Raffaele Venturini, tipicamente friulano, chiaro. Slogan. Sì. Adesso sconfitti i turchi se ne vanno via col loro barilotto di vino. Eccoli qua, tutti bei neri, vedi? Truccati benissimo. Sì.
Diciamo che è una bella rievocazione storica che si fa ogni anno a Buia, e poi c'è questa bellissima festa di primavera. Poi ricordiamo, ci sono convegni, tutto. Guarda, guarda, il piccolino! Anche il pronto, piccolino, il personaggio principale. Sì, lui li ha sconfitti tutti, guarda, guarda che roba. Poi dobbiamo salutare anche tutto il popolo del mondo, i friulani che sono nel mondo, che ci guardano tantissimo il nostro anche sito. Oltreoceano, eh? Sì, sì, salutiamo l'Argentina, il Canada. Sì, Stati Uniti, comunque ti devo dire India, dappertutto. Eccoli qua, sconfitti, guarda il piccolino come se lo porta in giro. Felice. Il turco. Del suo ostaggio. Benissimo, ecco qua, vedi, adesso siamo al giro finale, dopo andremo alla festa, vedrai che toro, una cosa impressionante. Vogliamo ricordare sempre Monte di Buia, una città veramente eccezionale. Guarda se riesci anche a prendere il sindaco di Buia, che noi l'abbiamo intervistato l'altra settimana. Sì, ti dico subito. Eccolo là, e poi salutiamo anche il grande assessore all'agricoltura, Violino, che lui è sempre presente a questa manifestazione. Io l'ho notato, è un personaggio veramente, dobbiamo dire, di grande spessore. Sì. Eccolo lì. Guarda, noi abbiamo l'assessore alla cultura. Poi sì, beh, salutiamo anche della città di Buia. Sì, ma c'è anche il sindaco Stefano Bergagna. Sì, sì, ha un nome un po' particolare, no? Però c'è anche il sindaco, sentiamo il sindaco di Buia, che lo ti dico, l'abbiamo intervistato l'altra settimana, sì. E abbiamo incitato tutta la gente in Italia a venire a vedere questo bellissimo paese con le loro incisioni, no? Con i loro medagliere, con le medaglie di Dio, sì. Direttamente dal Vaticano. Dal Vaticano, quindi comunque una mostra molto importante ed esclusiva. Ed è esclusiva proprio per perché il Monte di Buia. Perché soprattutto in Friuli e in tutta Italia non è facile avere delle mostre dal Vaticano, no? Esatto, quindi poi molto, dobbiamo dire molto esclusiva. Che, sì, certo, ma dobbiamo dire anche che ci sono i famosi 30 denari dove è stato comprato, è stato venduto Gesù praticamente, sì. Poi c'è il soldo di Ponzio Pilato, poi c'è di Cesare Augusto, poi c'è Tiberio, l'imperatore Tiberio, comunque delle monete veramente. Sì, sono diverse le monete d'argento che circolavano in Palestina durante la vita terrena di Gesù, anche se erano principalmente i denari romani, come dicevi prima, come del resto accadeva in tutto l'impero, a regolarne e governarne le attività economiche, da quelle di un certo volume di affari fino alla paga giornaliera di un operaio. Esatto. E con i denari si pagavano anche le tasse a Roma, non si finisce mai. Esatto, sempre tasse. Sempre tasse. No, ma io da domani gratis lavoro. Gratis. Lavori gratis? Mando i servizi dappertutto. Io, Roby, però Doriana, non ti seguo. Vabbè, tu non seguire, ma io mando servizi dappertutto gratis, tanto... Bene, adeguiamoci. Eccolo, perfetto. Tu mi hai detto, non sta, come hai detto prima, non... Ma non lo stesso livello, bisogna essere brava. Sempre superiori, Roby, a tutte le cose, sempre nella vita, sempre superiori. Esatto, ascoltiamo i giovani, via. Ascoltiamo i giovani, la nuova generazione. Eccoli, vai. Ma non dovrebbe essere il contrario? Ma non è così, oggi non è così. Bene, andiamo con questa bellissima sfilata, adesso andremo in questo bel piazzale dove c'è questa festa di primavera, che loro la chiamano, e diciamo che questo paese, se tu noti, ci sono questi ciottoli, vedi questi ciottoli per te? Ma un paese veramente molto bello, raffinato, delle case veramente molto belle. Curate, vero? Sì, nei sì, particolari. Guarda, sì, sì, quindi anche la cittadinanza sente l'importanza di tirar su la sorte del paese, nel senso di, anche durante la rievocazione storica, di partecipare proprio. Esatto, sì, sì, la comunità proprio partecipa in massa a questa manifestazione. Poi diciamo, io dico, spero che anche i cittadini che ci guardano da tutta Italia, che vengono a Udine, guarda il piccolo. È bellissimo, porta. Ma guarda i vestiti, i costumi sono proprio molto precisi, molto proprio particolari. Veramente belli. Eccolo qua, guarda, sta arrivando il cavallo con il toro, donato naturalmente dal signore dell'epoca di pronto Buia, per essere cucinato. Guarda che roba. Guarda, già roba. Allestito solo per metterlo allo spiedo. Mamma mia, vedrai quanta gente per tirarlo giù è lì. Pesa, è un toro, sì, scherzi. Pesantissimo. Bene, allora andiamo, io ti devo dire che ogni anno che vengono, che ci chiamano, no? E ti dico che ogni anno cambia il paese, c'è sempre qualcosa di nuovo, no? Ed è questo il segreto di una buona riuscita. E ti dico, è un paese che veramente lavora moltissimo, diciamo dal sindaco, diciamo anche dal presidente della Proloco Venturini, Raffaele Venturini, e da tutto lo staff, no? Diciamo. Sì. Il grande impegno della cittadinanza. Eccolo ricordiamo. Qua c'è la roccaforte di Buia, eccola qua, Monte di Buia, guarda che bei cavalli.
sta arrivando per questa grande festa dopo la sconfitta dei turchi. Adesso si fa festa con tutti, vero? E se magna. E se magna in pieno, vai col toro. L'ho assaggiato per la prima volta quest'anno, eh? Sì, buono? Sì, sì, buono, una buona carne. Io il toro non l'ho mai assaporato. No, ma neanche io mai. Io sono... Andrò a Buia a mangiarlo. Esatto, io sono amante della polenta. Guarda sì. Là come li ha messi tutti dentro in quella... sono prigionieri. Ecco, prigionieri hanno turchi. Perso. E il bambino, guarda come li guarda. Guarda lì che fa la guardia, il bambino, il piccolino. Eccoli qua, siamo entrati in questa... grande, è veramente molto bella, perché anche se piove, no? Sì. E qua non ci sono problemi. No, guarda, sei sotto, chiuso. Sei sotto e non hai problemi, ecco, diciamo. In questo giugno pazzerello. Ecco, eccolo lì, presidente Raffaele Venturini, che lo sentiremo nel finale, ecco lì. E diciamo, allora, noi vogliamo sempre ritornare col secondo tempo di questa bella manifestazione. E vi ricordo, cari amici, che se non siete venuti quest'anno, ascoltiamo. Ogni anno noi festeggeremo con un bel toro allo spiedo. Senta, signor Presidente, tipicamente? Friulano. Esatto. Pezzata, noi abbiamo il toro di Pezzata Rossa, tipicamente friulano. Signor Presidente, la lascio e buon lavoro. Grazie a Luca e a voi. Salutiamo il Presidente e adesso andiamo a vedere un attimo il secondo tempo delle Monete di Dio, perché la curatrice della mostra ci deve dire ancora qualcosa di importante. Ecco perché motivo noi l'abbiamo rimessa ancora. Un pezzo l'abbiamo fatto vedere la settimana e un pezzo questo. Guarda, dici un due cose se riesci. Della mostra? Sì. Sì, oltre al denario gli ebrei usavano un'altra moneta d'argento, ancora più importante per l'oro del denario, il sekel. Il siclo d'argento lo troviamo citato molte volte già nell'Antico Testamento, sia come misura di peso, sia come unità monetaria. Nella Genesi, ad esempio, leggiamo che Abramo pesò ad Efron l'ittita la somma di 400 sicli d'argento per acquistare il campo e la grotta di Malpela per seppellirvi la sua sposa Sara. Giuseppe, invece, apprendiamo sempre dalla Genesi, fu venduto dai fratelli ai mercanti medianiti per 20 sicli. Nel Deuteronomio sono indicate le multe che erano contemplate per chi diffondeva una cattiva fama nei riguardi della giovane moglie e per chi... Sentiamo la curatrice della mostra. Naturalmente Gesù, e qua ci sono veramente i 30 denari, dica un po' al pubblico. Qua sono esposti alcuni denari, non 30, perché sarebbe insomma stato troppo. Abbiamo i denari, ne abbiamo due d'argento originali, un denario di Augusto e un denario di Tiberio. Perché questa scelta? Perché Gesù è nato quando c'era Augusto ed è morto quando c'era Tiberio, quindi il periodo storico, i due imperatori che hanno coniato le monete che circolavano proprio nel periodo della nascita e della morte di Gesù. Ce ne sono due originali che possono essere viste qua alla mostra a Buia. Ancora un'altra cosa le voglio dire, e poi c'è quella famosa moneta che dicono sì. Che era nella c'è questa famosa Sindone. Moneta che alcuni storici ritengono che si intraveda nella tela della Sacra Sindone, cioè la tela che ha avvolto il corpo di Gesù. È una pruta, è molto piccola, è con una cornucopia sul davanti e con un disegno ebraico sul retro, e dicono appunto essere stata trovata sull'occhio, copertura dell'occhio di Gesù. Come si usava una volta? Ma ci sono delle teorie contrastanti, alcuni dicono che nel periodo in cui è morto Gesù non si usava mettere nessun tipo di moneta. Sugli occhi. Ci sono altri invece che vedono proprio questo tipo di moneta che era in circolazione in quegli anni e quindi ritengono che sia proprio quella che ha accompagnato Gesù. Benissimo, allora siamo alle fasi di conclusione. Vogliamo ricordarvi, cari amici, che la mostra rimane aperta fino al 27 di luglio, almeno così credo. Ecco, e chiudiamo qua col tipicamente friulano. E salutiamo tutti gli amici e ci vediamo.